Il mare è sinonimo di vita. Ovunque, ma non qui. Sempre, ma non adesso. Tra l'Africa e l'Italia, in queste ore, il mare è una tomba. Sono morti a decine, dispersi a centinaia. È solo l'ultimo episodio in ordine di tempo. Da quando è iniziata l'emergenza migranti, il dramma è continuo. Questo è il racconto dei 4 giorni che ho trascorso a Lampedusa, 4 giorni d'inferno per l'isola. In poco tempo sono sbarcati migliaia di stranieri, soprattutto tunisini, ne erano arrivati 27 nei 18 mesi precedenti. I lampedusani, improvvisamente diventati minoranza, hanno cercato di non perdere la loro ospitalità. Sono abituati a queste cose, ma la situazione è precipitata. I centri di raccolta si sono riempiti subito. I migranti sono arrivati fino a 6.000, sparsi per la città e accampati sul molo. 1.200 euro, e questo è il costo della speranza. E quanto pagano gli immigrati per arrivare dalla Tunisia fino in Italia, fino a Lampedusa? Alle mie spalle vedete alcune migliaia di persone, sono arrivate proprio dalla Tunisia, sono arrivate poco tempo fa, ancora non sono state identificate, di fatto sono solamente dei fantasmi. Speravano di trovare il paradiso, invece Lampedusa, anche per il loro arrivo, è diventato un inferno moderno. Come vedete sono divisi tutti in gruppi, praticamente inquadrati a seconda dell'arrivo. Si cintano, ciao amico, si cintano, come vedete, si organizzano da soli per evitare che qualcuno possa entrare e quindi scavalcarli, diciamo, nella fila che li porta poi piano piano al riconoscimento. Cioè di quadrato in quadrato avanzano fino alla fine di questa strada e alla fine di questa strada vengono presi dal pullman e portati al riconoscimento. Ci vogliono 2 o 3 giorni per arrivare fino alla fine. Questi sono tutti i nostri cognomi. Dovevamo essere identificati al centro ieri. Tutti quelli arrivati il 21 marzo alle 23.50. Ieri però non è successo. Guardate, sul foglio è scritto tutto. Noi siamo i primi. Io aspetto, non ho niente da fare. Non ho altra scelta. Più di 40 giorni di difficoltà. Alla fine anche la pazienza finisce. Una sola manifestazione. Più che altro per far sì che i 40 giorni non diventino 80 o 160. Basta, all'esasperazione siamo. Stiamo protestando perché Come? Non ce la facciamo più. Non siamo benestanti qua da poter affrontare un'emergenza del genere. Ascolti, se ne devono andare perché qua questa gente non la vogliamo più. Basta, siamo stanchi. La colpa è stata del governo, ci ha abbandonato e gli abbandonati. Dovete mandarne in onda queste cose. Non li voglio, non li voglio. E allora testa. Ma io perché lo dico dal primo giorno di fare il visto all'isola di Lampedusa, no? E mandarli via, liberi, dove vogliono andare vanno. Ti sei alzato alle 5 pure oggi? Tutte le mattine. Ma la tua vita qui com'è cambiata? Cioè, com'è cambiata la vita quotidiana di tutti i giorni? La mia non tanto, più che altro. È cambiata forse dei bambini un po', perché stanno un po' più... Prima di fare uscire? Normale. Nell'ultimo periodo sono incominciati 1.000, 2.000, 3.000. Sono incominciati ad andare in giro, giustamente anche mia moglie. Non è successo, diciamo, quelle cose, no, però... Siamo stati abbastanza solidali, però con questi numeri si diventa tutto più difficile. Trovo in voi una pazienza che non avrei mai immaginato. Perché hanno preparato dei couscous ai clandestini poverini che stanno... Questa è una forma veramente che lampedusani
magari ti dico anche tra di noi tutta sta cosa non ce l'abbiamo. Tunisia, dopo la fuga all'estero di Ben Ali, è ancora caos nel paese. È scappato Ben Ali dopo la causa degli ultimi giorni con scontri ripetuti di piazza e tanti morti. Dopo le rivoluzioni del Nord Africa e la guerra in Libia, per la sua vicinanza alle coste africane, Lampedusa ha subito l'assalto di una migrazione massiccia, dalla Tunisia soprattutto. Chi scappa verso l'Europa si concentra a Zarzis, località della costa da dove salpano i barconi e da dove dall'inizio dell'anno sono partite quasi 21.000 persone. Non arrivano solo dalla Tunisia, ci sono anche dei profughi, provenienti soprattutto dall'Eritrea, dalla Somalia e più in generale dall'Africa subsahariana. I tunisini non vogliono restare a Lampedusa, vogliono andare in Francia, in Belgio, in Germania o raggiungere i loro parenti. Il mio amico Sergio Ramazzotti, il fotoreporter che ho conosciuto durante la missione in Afghanistan, si trova proprio dall'altra parte del Mediterraneo, in Tunisia, in queste ore. La sua intenzione è partire usando uno dei vari barconi dei disperati e raggiungere Lampedusa. Ora è a Shusha, dove è stato costruito un centro di accoglienza con 9.000 posti per raccogliere i profughi scappati dalla Libia, che in tutto sono circa 140.000. Quasi nessuno però è libico. La maggior parte sono sudanesi, del Bangladesh, qualche egiziano. Quello che vedi è il risultato dello sforzo di centinaia di lavoratori tunisini, grazie ai quali siamo riusciti a montare questo campo in 2 giorni. Il numero dei profughi entrati in Tunisia dalla Libia dall'inizio della crisi è di circa 140.000. Di questi, circa 100.000 sono già stati evacuati. Riguardo ai libici che sono entrati in Tunisia, probabilmente hanno il modo di rendersi autosufficienti una volta raggiunto il nostro paese. Per noi stabilire dove siano andati è molto difficile. Una volta o l'altra ci proverò ad andare a Lampedusa. Cerco l'occasione di fare il viaggio, prendere una barca e andare sul mare. In Italia? In Italia, sì. Italia, Lampedusa, qualcosa del genere. Un giorno ci arriverò, è il sogno della mia vita. Il giorno in cui è iniziato tutto, te lo ricordi? Certo, il giorno in cui è iniziato tutto è stato l'8 febbraio. Il nostro ATR in volo di pattugliamento segnalava addirittura 9 target in arrivo, dicendo al nono target, ha detto, non stiamo scherzando, è il nono target, stanno arrivando i migranti. Questa è veramente un'emergenza, questa è un'emergenza umanitaria. Forse in Italia senza precedenti. Sergio nel frattempo si è spostato verso Zarzis, il porto da cui partono la maggior parte dei barconi diretti a Lampedusa, ed è riuscito ad infiltrarsi nella base di una delle tante bande di trafficanti di uomini, capeggiata da un 26enne spietato che chiamano Osama. Ero un animatore, lavoravo in un villaggio turistico coi bambini. Ma ora va meglio. Ho messo insieme della gente che vuole partire per l'Europa, ce li ho mandati. A poco sono diventati di più. E ora ho comprato dei barconi e tutto quanto, se Dio vuole. E dall'inizio della rivoluzione quanti viaggi hai organizzato? Finora 14 barche con passeggeri di tutti i tipi. C'è della gente che non ha abbastanza per pagarsi la traversata. Magari hanno solo 600 dinari, o 1000, o 1200. E con la polizia, la guardia costiera, come fai? Non c'è più controllo, oppure i porti, le coste sono ancora sorvegliati? Ah, non c'è polizia che mi dia problemi. È il mio Dio, la mia polizia.
Ma non ci pensi mai alla gente che spedisci a fare una traversata via mare tanto pericolosa? Ah, è molto pericolosa. Per questo posso permettermi di rischiare. Sarebbe a dire che i tuoi passeggeri li fai viaggiare in sicurezza? Certo, vedrai la barca, vedrai la gente, il capitano e tutto quanto. Io non voglio rischiare quando lavoro. Fighetta, come stai? Il lavoro mi dà parecchi problemi. La notte in cui la gente parte in mare non riesco a dormire. Sai quando riesco a dormire? Quando mi chiamano e mi dicono siamo salvi, siamo arrivati a Lampedusa. Fabio. Ehi, Sergio. Ciao Fabio. Noi abbiamo passato una notte abbastanza pesante. Abbiamo trovato un intermediario al quale abbiamo dato il denaro. Abbiamo dovuto sborsare la cifra che quasi tutti quanti pagano, 1200 euro. Siamo in 45 ad aspettare l'imbarco. Non siamo i soli perché, a quanto ho potuto capire, ci sono altre tre case come questa sparse per la città. Tu non hai idea di che barcone poi, che barcone ti mettono, delle condizioni di sicurezza, non sai niente? Purtroppo sì, Fabio, perché è una barca di 17 metri sulla quale contano di stipare 200 persone. Se parti, quando parti mi fa uno squillo, quando parti è così. Io ti chiamo senz'altro, noi dovremmo cominciare a capire se le cose si muovono in senso buono dopo il tramonto. Oh caro, in bocca al lupo, ci vediamo da quest'altra parte. Inshallah, come dicono qua. Inshallah. Costanti, questa è la sesta barca che arriva oggi. Guardate come è piena anche questa. Gli immigrati sono lì stipati, la chiglia addirittura, guardate come bassa, il segno che probabilmente questa imbarcazione è oltremodo carica e probabilmente pesca anche acqua. Arrivano felici e non si rendono neanche conto di quello che li aspetta qua. Pensano che il viaggio sia finito, invece comincia adesso. La prima tappa del loro viaggio dovrebbe essere il centro d'accoglienza e lì in effetti vanno per farsi riconoscere, ma non possono fermarsi, la struttura è troppo sovraffollata e allora trovano una sistemazione improvvisata sopra la stazione marittima, sulla cosiddetta collina della vergogna. La puzza è orribile e l'odore della disperazione, sudore, paura e piscio. Qui siamo sulla collina, la prima cosa che si vede arrivando al porto di Lampedusa. E qui è nata una tendopoli spontanea. È mattina presto, tira un vento molto freddo dal mare e si sono attrezzati qua, quelli che sono arrivati, andando a prendere della plastica, del cartone nei cassonetti e creando queste tende che, se non altro,
riescono a ripararli dal vento e dall'umidità della notte, perché qui la notte l'escursione termica è abbastanza alta, fa freddo. È una necessità anche perché molti di loro arrivano bagnatissimi, e quindi gli vengono fornite solo delle coperte e poi si organizzano così. E come vedete poi è tutto lasciato qui, tutte le buste dei pasti. Ci sono pochi servizi igienici perché ci sono 4 bagni sotto, ma praticamente non vengono utilizzati. Sono venuti qua a traversare l'acqua, il mare, non pensavo che così l'Italia. E vedi qua dove siamo, qua fuori, ieri fa freddo, sera, ghitun, qua plastica, tutta plastica. Non niente mangiare, non c'è proprio niente. Ma pensavo che trovare l'America, trattare bene, più o meno, più meglio della Tunisia. Peggio. Sì, peggio, troppo freddo. Ieri sera, fra poco morivo, io veramente peccato, sento il mio cuore che deve fermare. Qua se rimaniamo qua dobbiamo prendere qualche malattia. Ma se adesso ti dicessero torna indietro, ti riporto indietro, tu sai? Non c'è problema. Ah, saresti con te? Non c'è nessun problema. Meglio lì, sì, a casa, sì, che qua. Non c'è nessun problema, basta che vado di qua. Hussein è un contadino, ma non sono in tanti come lui. La maggior parte, ci dicono le autorità, hanno avuto problemi, sono stati in galera o sono ex militari. Guarda, ieri nella tenda cosa abbiamo trovato che dormiamo qui, guarda. Cos'è? Un serpente, cos'è? E questo è pericolosissimo. Ahmed, ci stai portando dove? Abbiamo trovato un serpente. Come lo scegliete il posto qua? Cioè, quello che è libero si prende o c'è una gerarchia? No, no, quello libero si prende. Guarda il fuoco, guarda. Insomma, mi dice che 2 giorni e mezzo sei riuscito a organizzare, ti avete fatto una tenda, in quanti ci state? 6 persone. Ma vi conoscevate già da prima o vi siete conosciuti qua? Siamo paesani, siamo del quartiere, dello stesso quartiere. Ma siete gli ultimi oppure continuano a partire? Continuano. E quindi in tutto il tuo quartiere quant'è? In tutto saranno 1000. Quanti sono secondo te quelli che stanno cercando di venire qua? Ma tanti. Adesso non chiudono la frontiera, arriveranno anche 1 milione. 1 milione mi dici? Sì, sì. No, numero che hai detto così. 1 milione? Vedrai. 1 milione? Sì. Beh, cioè 1 milione sì. Non li metti. È vero. Ogni giorno arriva un sbarco di 5 o 10 barchi. Questo è la tua tenda? Sì. Questi dormono, neanche l'animale dorme, neanche un animale, neanche una pecora dorme. Vedi? E qui dormite in 6, 3 qua e 3 là? 6, 9. 9? Vabbè, anzi, qualche coperta è rimediata. Sì, perché ci sono tante gente che ci porta le coperte, ci aiuta. Ma quanti giorni pensavi di poter resistere così? Non lo so, ci hanno detto che prima di sabato ci andiamo, mandano via, non lo so. Hanno detto che Berlusca ha fatto, non lo so, dichiarazione, non so. Sì, sì. Quando tu pensi al futuro, che pensi? Al futuro ci penso, beh. Non lo so cosa ci penso, ancora non... Adesso pensi a qua, adesso pensi, penso al qua, pensi adesso, al presente. Al presente adesso. Non sei andato in centro là? No, in centro è qua, non so. Vai. Peggio di qua. Perché? Peggio di qua, vivono un miliardo. Sì. Anche le docce e l'acqua fredda. Ma la doccia dov'è? Lì al centro marino? Al centro l'acqua fredda. E non puoi perché non hai il ticket, il numero, non puoi fare la doccia. Ah, solo quando hai fatto il riconoscimento, sì, puoi fare la doccia. E al centro dell'isola, il centro d'accoglienza. Da giorni ormai le telecamere non possono entrare, la situazione è esplosiva. Dovrebbe contenere 1000 ospiti, dentro ce ne sono almeno il doppio. E allora in tanti si accampano fuori dall'ingresso. Qui vengono trasferiti quasi subito soprattutto i profughi, i sudsahariani, quelli che fuggono effettivamente dalla guerra. Per molti tunisini quindi non c'è posto. Vedete, io qui ho trovato una brutta situazione. Ieri notte sono passato dai miei amici. Sono stato ieri con loro, ieri sera sono stato insieme a loro. Siamo 10 qua dentro. 10 persone. E spero che la situazione migliori, che la nostra vita cambi. Per me la vita in Europa è sempre stato un sogno. Io voglio vivere in Europa.
costruirmi una piccola famiglia, trovare un lavoro per vivere. Io costruirò una famiglia e resterò qui. Se non trovo cose buone per me, beh, me ne andrò in un altro paese. Che ne so, la Francia, il Belgio, la Svizzera. Ma preferisco i paesi dove si parla francese. Francese o anche italiano. Perché nella storia la nostra cultura è la stessa. Il sogno di Louis Siam è diventare rapper. Invece nel suo futuro a breve termine c'è lasciare Lampedusa, insieme a centinaia di minorenni che si trovano nell'isola. Accompagnato da Save the Children, incontro molti di loro davanti all'ex base militare americana, trasformata in centro per minori. Il loro status è diverso, è più difficile trasferirli, è impossibile rimpatriarli. Ad oggi sono ancora lì in molti. Siamo davanti all'ex base militare Loran. Questo è uno dei centri di transito dove vengono radunati i ragazzi, i minorenni soprattutto, anzi quasi esclusivamente i minorenni. I ragazzi che vedete stanno uscendo e stanno andando tutti verso il porto, quella è un po' la loro piazza del paese, dove riescono ad avere delle informazioni e dove non sanno ancora adesso, oggi, cosa succederà. Risiedono in due centri di transito qui nell'isola, le cui condizioni non sono affatto buone. In un centro ci sono dei materassi, ci sono dei coperti, che è questo qui. C'è un presidio medico, c'è una certa assistenza, ma ovviamente non sono condizioni assolutamente dignitose. Addirittura nell'altro centro, la casa della fratellanza, le condizioni sono molto molto peggiori. E il problema è che poi i minori sono qui da tantissimi giorni, 10, qualcuno anche 15 giorni, e ci sono dei minori soli, non accompagnati dai genitori o familiari, anche molto piccoli, 12 anni, 13 anni. La legislazione per loro è diversa, no? Loro hanno diritto di fermarsi poi. Ovviamente i minori non possono essere espulsi e lo Stato italiano si deve far carico della loro accoglienza e deve inserirli in un percorso di integrazione sociale. Se i ragazzi non vengono identificati sono praticamente invisibili, non esistono, potrebbe succedere qualsiasi cosa a loro e noi non lo sapremmo, potrebbero cadere in reti criminali, potrebbero essere sfruttati, potrebbe succedere qualcosa anche a livello fisico a loro e nessuno potrebbe sapere niente. Cerco notizie dalla casa di Zerzis dove è rinchiuso Sergio. Continuano ad arrivare nuovi tunisini che vogliono fare la traversata, ormai sono decine. Osama, il trafficante, li riceve uno a uno, incassa i loro soldi, trascrive i loro nomi sul blocchetto da cui non si separa mai. E poi li spedisce in cortile ad attendere insieme agli altri. Perché vuoi andare in Italia? Per il futuro. Perché qui viviamo in condizioni davvero... davvero... c'è la disoccupazione. Ma potresti morire nella traversata, non è un viaggio semplice. Sei pronto a correre questo rischio solo per raggiungere l'Italia? È una cosa più forte di noi. Qui siamo tutti disgustati. Non ce la facciamo più. Ne abbiamo abbastanza, abbastanza, è troppo. Al punto che siamo pure pronti a rischiare la vita. O se arriva in Italia, o moriamo in mare. Richiamo Sergio, che non è ancora partito. Mi dice che l'imbarco, dopo un falso allarme di ieri notte, è stato rimandato per l'ennesima volta. La situazione è atroce. Questa casa. La mia dignità di essere umano, assieme a quella di altre 80 persone, mi è stata tolta quando siamo stati portati tutti insieme in questa casa. Veniamo nutriti a pane raffermo, sardine in scatola e acqua minerale. Ci sono enormi cumuli di spazzatura
e soprattutto non ci vengono date informazioni. Ieri sera c'è stata quasi una sollevazione popolare, qualcuno ha cominciato a chiedere indietro il denaro, erano molto sfiduciati, hanno fatto gruppo e il trafficante ha avuto parecchie difficoltà a cercare di mantenere gli animi calmi, aveva di fronte 80 persone inferrucite radunate in questo cortile. Ecco, non forzare troppo la mano, se ci riusciamo bene, se no comunque già hai fatto grandi cose lì, no? Fabio, guarda, ormai anche per noi Lampedusa è diventata una specie di miraggio. La telefonata mi ha fatto preoccupare ancora di più, perché Sergio mi ha raccontato che gli altri ospiti della casa improvvisamente non lo vedono più di Bonjour. Buon occhio. Bonjour, tout le monde, ça va? Bonjour. Ascolta, non entrare qua. Esci fuori, esci. Entriamo fuori. Là. Esci fuori, esci fuori. Oh, ragazzo. Oh, esci fuori. Rilassati. Esci fuori, esci fuori. Non più. Come vedete sono tutti molto, molto nervosi. Ieri questa stessa gente non aveva nessuna difficoltà a farsi riprendere, a farsi fotografare. Oggi la tensione è montata improvvisamente, non vogliono più che gli si punti addosso l'obiettivo di una telecamera. Sono le 11 di mattina, sta per arrivare l'aereo del Presidente del Consiglio e vuole rendersi conto della situazione a Lampedusa. Stanno arrivando anche le navi militari, c'è la San Marco che sta per attraccare al porto principale. Alle mie spalle però vedete un barcone, un barchino possiamo chiamarlo, di immigrati con la guardia costiera che sta cercando di soccorrerli. Io passo del Presidente del Consiglio Popolo che il... Perché il Presidente del Consiglio non è venuto prima. Punto primo, un piano di sgombero di liberazione dell'isola dai migranti. Il piano è scattato e abbiamo argomenti buoni di convincimento. Ove ci fossero, se ci saranno dei nuovi arrivi, prima accoglimento. Aspettiamo le prossime ore cosa succede e poi ne parleremo. C'è fiducia? In Dio. Dio sempre. Sempre. Mentre Berlusconi lascia l'isola, riesco a partire con la capitaneria di porto. I radar hanno individuato 9 imbarcazioni provenienti dalla Tunisia e in più c'è un allarme. Un peschereccio egiziano a 32 miglia a sud-est di Lampedusa ha chiesto aiuto. Ha imbarcato 6 migranti, li ha raccolti in mare. Probabilmente vengono dalla Libia, ma non se ne sa molto di più. Costiera, sono arrivate delle segnalazioni di alcuni target al largo di Lampedusa e stiamo cercando di raggiungerli e di trovarli per cercare poi di trainarli probabilmente fino a riva o comunque di soccorrerli. Ci vorrà circa un'ora e un quarto di navigazione. Per mare ha delle regole che difficilmente magari possono essere comprese da chi non naviga, da naviganti, e comunque le assicuro che alla base di tutto c'è la solidarietà, a prescindere dalla nazionalità o da quant'altro. Tipi di operazioni visibili fate, che tipi di salvataggi sono le situazioni che trovate, insomma? Generalmente troviamo gente in ipotermia o stanchi di carburante o disidratati, sono questi gli interventi più classici che abbiamo fatto fino adesso. Qualche parto, qualche bambino appena nato,
Cerchiamo di valutare ovviamente i casi più gravi, quelli che richiedono un intervento più immediato e tra virgolette tralasciare quelli un pochino meno. Cercare di scandagliare bene in modo da poter avvisare poi i soccorsi alla banchina, quelli più immediati e quelli più specifici per quello che ci capita. Sono stati giorni durissimi questi, C'è anche un impegno emotivo, immagino, no? Non so, quando vi trovate con i barconi, come è capitato in questi giorni con i bambini, con donne che devono partorire, cioè è una cosa pesante. Diciamo che la parte professionale arriva fino a quando arriviamo sul punto. Successivamente, insomma, entrano in ballo tanti meccanismi dal punto di vista dell'emozione, l'operazione da fare, si pensa al lavoro. Successivamente, quando tutto è andato bene, il trasporto e queste cose sono fatte, sono tutti a bordo e hai la serenità di vederle tutte in viso, col sorriso, ecco là. In quella maniera ti passa tutto e insomma è un po' di gratificazione che ti viene in automatico. Quando li prendi e vedi che stanno bene, comunque li aiuti anche con un pacchettino di crackers o di fette biscottate per farli riprendere, è molto gratificante. Problem africano. Guarda, africano! Quello è un peschereccio? Quattro sono a vista, okay. E stanno bene, uno sta male. Ci stiamo avvicinando al peschereccio egiziano, ci sono 5 persone a bordo, come ci ha detto prima il comandante. 4 stanno bene, una sta male, infatti sono già stati allertati gli infermieri. Sono stati raccolti dal peschereccio a largo, adesso gli chiederemo da dove arrivano, probabilmente dalla Libia, non dalla Tunisia. Una tua, salta! Where are you from? The nation. Nationality. Si. Me, I'm a Senegalese nationality. Senegalese. Yeah, living in Gambia. In Gambia. Yeah. I'm living in Gambia. Where did you live? From where? Actually, we are from Libya. From Libya. Yeah. In a small boat. Yeah, very small boat. Praticamente
È ipotermia, no, possiamo procedere, tanto non è grande suo problema. Ok. And you left from Libya? Yeah, we left Libya. How many days ago? Since Sunday night. Only a night? Sunday night, Sunday. Since Sunday night, we left there. Ah, Sunday night? Yeah. In a small boat? In a small boat, yes. And then what happened? So, in Sunday, we ruled all the Sunday night, up till Monday. Monday night, the boat capsized. You were on the sea? Yeah, in the sea. So these guys rescued us. Yeah, some died, but we were alive. Yeah, so you left in five or? No, we were six in that boat, in that ship. Six. But yeah. One died. One died, yeah, he's in inside the ship. Yeah, when the ship rolled, yeah. He died. Yeah, he died. He was a friend of yours? Yeah, he's my friend. Yeah. He's the owner of this phone, maybe. This is your phone? No, his phone? Yeah, his phone. How big was the boat? It was a small boat. Three meters. Yes, we were 17 inside the boat, 17 people. 17? Yeah. And the others? Yeah. The others, I don't see them. And the others died, probably. I don't see them. We are 17. But arrived here, our fuel was finished. Oh. The fuel was finished, totally finished. So you were in the middle of the sea? Yeah, the fuel finished. And you didn't know what would happen? Oh, yeah. So you're lucky, I mean, Christ saved you. Are you here, Christ or? We cry help. So the time we see this boat, we try to approach him. Our boat capsized. Uh-huh. So everybody is trying now. Everybody is trying. Your nationality? Actually, I'm from Ivory Coast. I live in Nigeria before I came to Libya. I live in Nigeria, I worry. When crisis was there, then I then tried to come to Libya. So due to Libya situation, we will try to look a way to escape in that place, in Musrata. Before we now came, donate money and to take small boat to come to Italy. On our way coming, fuel finish. No food, nothing. There is a lot of wave in the sea. So we are 17 in number. Even though one baby was inside the boat. The baby? You had babies? Yeah. That is baby, that is pregnant woman, two girls, and the boat capsized. Everybody was trying to... To help each other? To help each other. No way. So the God, we now cry to Jesus Christ. God, help us. God, help us. God, help us. God, help us. It was night, around 10 o'clock. Yeah. So... And the child died, too. You didn't find the others? The other boat told me that the other boat rescued six. Yeah. We didn't find but you don't know who was rescued, you don't know if the other died, you don't know anything. Some died. A lot of my friends died. A lot of my friends died. My colleagues, my brother died. You have your brother in the boat too? Yeah, I have my brother. Everybody died. It's only Jesus saved me. People died. Pregnant woman died. Il tratto di mare che congiunge la Libia a Lampedusa è molto pericoloso. Spesso i profughi partono in barchini assolutamente inadeguati alla traversata. Quando partono sono troppo piccoli e troppo lontani per essere rilevati dai radar. Qualcuno sussurra che il 50% si ribalti prima di raggiungere le coste italiane. Nessuno saprà mai il numero preciso, ma le notizie di questi giorni non fanno che confermare la sensazione. Il braccio di mare tra la Libia e Lampedusa è un cimitero. Nel frattempo, a Zarzis, Sergio ha dovuto rinunciare a partire. Le previsioni annunciano cattivo tempo per parecchi giorni di seguito.
Con molte difficoltà, mi dice, è riuscito a farsi restituire il denaro da Osama. E poi, temendo una ritorsione, ha lasciato nel cuore della notte la casa dove era stato rinchiuso. Gli altri però sono rimasti là e alla prima occasione favorevole si imbarcheranno per l'Italia. Comandante, come si fa a conciliare la responsabilità della vita dei propri uomini con la responsabilità della vita delle persone che andate a salvare? Guardi, alla fine rimangono uomini che salvano altri uomini e questo è una cosa ormai innata negli uomini della Guardia Costiera. Sanno che il loro lavoro ogni giorno è salvare delle persone. E lei è religioso, comandante? Io sono religioso. Ci si sente più religiosi quando si va a letto la sera e si è salvato qualcuno? Si sente meglio. Lampedusa non ha un ospedale, ma solo un presidio medico diretto da un ginecologo del paese. L'unico neonato dell'isola si chiama Yaheb Saba, dono di Dio. È un'eccezione, perché a Lampedusa non si può partorire dagli anni 70. Sull'isola non ci sono le strutture necessarie, bisogna andare a Palermo. A lei è capitato anche di dover soccorrere una donna che aveva appena partorito? Sì, sì, ha partorito su un barcone. A sud di Lampedusa, nelle acque a sud di Lampedusa, è stata tratta in salvo da un elicottero della Marina e poi ce l'ha portata qua al pronto soccorso e quindi poi l'ho vista io, l'ho presa io in carico, nel senso che l'ho visitata e mi sono reso conto che la signora aveva dei problemi. Dopodiché mi sono dedicato anche al bambino, aveva il cordone ombelicale lasciato molto lungo, probabilmente l'avevano tagliato loro stessi, gli immigrati che erano a bordo, e quindi ho dovuto ritagliare il cordone, disinfettarlo. Lei è anche presidente della squadra di calcio qui del Lampedusa? Sì, sono presidente da un anno. Ho preso una squadra di prima categoria, e militiamo nel campionato di Palermo e quindi con molte difficoltà economiche, le devo dire, però lo faccio con piacere. Certo, si dice che il calcio non si ferma mai in Italia, invece si è fermato pure il calcio qui a Lampedusa. Purtroppo si è fermato per due settimane. Abbiamo dovuto mettere a disposizione il campo sportivo, non proprio come campo sportivo, ma gli spogliatoi e tutte le strutture dove ci sono le docce, ci sono i bagni, in modo tale da aiutarli a vivere una situazione più decente. Utilizzando un campo di calcetto perché purtroppo dobbiamo allenarci e abbiamo la partita domenica. Abbiamo chiesto di fare la partita con gli immigrati per avere un momento di aggregazione, purtroppo non è stato possibile, giustamente forse per un discorso di ordine pubblico. Non ufficialmente si è fatta, un po' dei ragazzi nostri e un po' di loro hanno fatto questa partitella così, c'erano anche un po' di pubblico, non ha vinto nessuno perché è andata ad oltranza fino a quando abbiamo perso il conto. Per Lampedusa! Dopo mille difficoltà, dopo un accordo con la Tunisia che sembra comunque fragile, Lampedusa è stata quasi svuotata dai migranti. L'emergenza sembra finita, ma dopo giorni di maltempo che avevano impedito nuovi arrivi, gli sbarchi sono già ricominciati. E si attende di sapere il destino della Libia. Quando la situazione sarà più chiara, ci sarà bisogno di grandi controlli anche lì, oppure arriveranno a centinaia di migliaia e l'emergenza diventerà drammatica. Lampedusa lo sa, Lampedusa è abituata ad essere la porta d'Europa. Prima di andar via, però, mi invitano a tornare, da turista, a vedere le spiagge, a vedere il mare immacolato. Ci avete dimenticati per 60 giorni, ci dicono. Non abbandonateci per sempre. Buon
Bonjour, c'est Sergio. Et mon ami, comment ça va? Alors, tu es où? Tu es toujours à Sardis ou bien tu arrives à Lampedusa maintenant? Il vous a dit rien sur la date de départ. Pourquoi le bateau n'est pas parti, pas encore? Il y a la police, l'armée de soldats, du militaire. Ah, il y a la police? Oui, maintenant il y a un peu de police et il ne peut pas sortir. Allô?